tribe più forte del Pauper, definitivo. Buongiorno a tutti e benvenuti, oggi è lunedì e siccome è la settimana del Gaddon ho deciso che questa settimana inizierò con i meme of the Monday meme, meme del lunedì, insomma mazzi meme proposti da voi e se qualcuno lo gioca a Pauper Gaddon me lo dica perché insomma cioè mi farebbe piacere che qualcuno andasse bene decentemente, si presentasse con zombie a un torneo così grande. Zombie è la prima proposta vostra che mi metto a giocare qui sul canale. Zuberastormo mi era stato detto così, ma ce l'avevo già in testa, quindi adesso cominceranno ad arrivare i vostri, quindi mettetevi pure in coda sui social, scrivetemi su Instagram, scrivetemi su Twitter, qui sotto trovate tutti i link per i miei social appunto, e il vostro sadismo sarà ripagato perché io giocherò proprio non tuttissime. Devo dire che qualcuno l'ho scartata perché è veramente, cioè, non è meme, è proprio una cosa, buttata, cioè, non lo so, non mi dice niente, ma quasi tutte le vostre liste, mi raccomando, commento tattico, like al video per supportare il canale e le mie idee che potrebbero affossarmi nella vita di Magic, ma comunque mi divertono parecchio da portare avanti insieme alle vostre praticamente, perché questa è una lista che mi avete passato, non proprio 75 su 75, ma è il concetto, nel senso che Mono Black Zombie me l'avete suggerito, è abbastanza meme secondo me e quindi ci stava. Allora, tra l'altro vi ricordo che se volete stupire i vostri amici e i vostri cari e volete smettere di averne, no, con questo mazzo in realtà no, potete anche andare su Card Trader seguendo il link che trovate in descrizione per avere uno sconto sul vostro primo acquisto e approfittare del loro servizio Card Trader Zero per abbattere le spese di spedizione. Quindi io, se fossi in voi, mi presenterei a un FNM con un mazzo completamente comprato nuovo di pacca. Così, fatto, arrivato, fatto, finito. Qua vi do delle buone 75 per arrivare a fare i simpatici. Quelli forti no, ma i simpatici sì. Allora, 19 land per noi, 17 sono Snow Cover Swamp e 2 sono Witch's Cottage, che sono una terra swamp, che dice della serie di Throne of Eldraine, che dice quando questa carta entra nel campo di battaglia, se è stappata, mettete una creatura dal vostro cimitero in cima al vostro grimorio. Questa carta per entrare stappata deve... La condizione per cui questa carta entra stappata è che controlliate almeno altre due, no scusate, almeno altre tre paludi a parte lei, quindi deve essere la quarta landa se la fate in curva, per dire. Poi abbiamo 19 drop 1, di cui 4 per di Carrion Feeder, prendiamo quelli con l'art vecchia che è più bella, 4 per Shambling Ghast, che è uno degli zombie più belli di MTG, secondo me, nelle ultime stampe. È un, beh, Carrion Feeder non ve l'ho spiegato perché è storico, ma è un 1-1 che non può bloccare e che dice sacrifica una creatura, metti un +1/+1 su Carrion Feeder, proprio un segnalino, quindi gli rimane fisso. Poi 4 Shambling Ghast è un 1-1, sempre lui, a costo nero, e dice quando muore scegli uno, o una creatura bersaglio prende -1/-1 fino alla fine turno, oppure fate quello che fanno sempre i ladri in D&D e fate il loot, ovvero search the body, create a treasure token, cioè fate un praticamente rampa in buona sostanza. Poi abbiamo spell non creatura a strafotter, che sono 4 Defile, che è il nostro removal main deck, una creatura bersaglio prende -1/-1 fino a fine turno per ogni polide che controllate, 3 Goalcaller's Chant, spell molto bella di Innistrad, stavo dicendo di Instagram, seguimi su Instagram tra l'altro, è una sorcery a costo 1 nero che dice scegli uno, fai tornare una creatura bersaglio dal tuo cimitero alla tua mano, oppure fai tornare due carte zombie dal tuo cimitero alla tua mano. Perché è molto importante che dica carte zombie, non creature zombie? Perché noi abbiamo nel mazzo anche Nameless Inversion, di cui parleremo tra i dopo e due. Poi 4 per Village Rights al posto di Deadly Dispute, perché abbiamo comunque una buona presenza di Dead Trigger o comunque di possibilità di riprendere dal cimitero le nostre creature, quindi a costo 1 sacco una creatura e pesco una carta. Nei nostri drop 2 abbiamo 4 per Butcher Goal, che è un ottimo 1-1 Undying, basta, fa solo quello, mena e para, un Dragscape Zombie, che è una carta che non ho mai pescato mentre provo questo mazzo nelle due partite che ho fatto prima di questa lega, è un 2-1 costo 2 o costo 1 con Unearth. Unearth è un'abilità che... non è possibile counterare perché dice paga nero, fai tornare questa carta dal tuo cimitero al tuo campo di battaglia, guadagna rapidità, esiliala all'inizio della prossima fase finale.
Poi chiaramente puoi allertare solo a sorcery. Poi abbiamo 4 per Lazzotep River che a costo 2 fanno un 1-2 e un 1-1 o ammassano, dipende. Quindi mettono due zombie in campo a costo 2. 2 per Nameless Inversion che è un'altra nostra removal che dice Tribal Instant Shapeshifter, quindi è qualsiasi tipo di carta, compreso zombie, e quindi è riprendibile di Golcorrest Chant. Scusatemi, Changeling, non Shapeshifter, Changeling nel testo. Una creatura prende più 3, meno 3 e perde tutte le abilità, no, perde tutti i tipi di creatura fino a fine turno. Quindi una removal possibilmente reiterata. Poi abbiamo doppio Shepherd of Wrath, che è un drop 2-1-1 che dice tappandolo ogni giocatore perde punti vita, perde una vita per ogni zombie sul campo di battaglia. Quindi prende tutti gli zombie, nel caso ci fossero altri pazzi criminali che giocano questo mazzo in Lega oggi. 2 Sign Blood, che è un drop 2 doppio nero, un giocatore bersaglio pesca due carte e perde due vite. Quindi o vantaggio carte, cioè sì, vantaggio carte, perché facciamo più uno, oppure win condition, molto divertente perché targettiamo il nostro avversario che è a 2 e lo ammazziamo facendolo pescare. Magari se lo ammazziamo facendolo pescare quando ha una carta nel mazzo, lo uccidiamo in due modi diversi contemporaneamente, vinciamo qualcosa di strano, non lo so, voglio provare. Poi doppio Goal Razor a costo 3, una creatura zombie 2-2 che quando entra nel campo di battaglia fa tornare una carta zombie a random dal nostro cimitero in mano, quindi compresa anche Nameless Inversion. E come top di curva, saltando il 4, abbiamo un ottimo drop a 5, lo zombie più famoso di tutto il Pauper. Lo volevate, piace a grandi e piccini, eccolo qui, Grey Merchant of Asphodel. Costo 5, quando entra in campo di battaglia questo 2-4, fa il check della devozione, un giocatore perde vite, tu guadagni vite, pari alla devozione al nero, giusto? Esattamente, giochiamo mono nero, ci stava. Poi, nostra side composta da 5 drop 1, 3 sono Relic of Progenitus, che non è che ci facciano impazzire nel nostro mazzo, qualche recupero lo abbiamo, ma di solito vorremmo riuscire a ammazzare il cimitero del nostro avversario. 2 per Silvok Lifestaff contro Burn, una creatura equipaggiata prende più 1 più 0, un drop 1 che si equippa 1, quando la creatura equippata muore guadagniamo 3 punti vita, quindi possiamo fare delle cose. 2 per Chainer's Edict, che vanno molto d'accordo con la monocopia di Flashbag Marauder, ovvero Chainer's Edict è un editto. Flashback Marauder è uno zombie 3-1 che quando entra fa editto su tutti e due i giocatori. 3 per Contaminated Ground, se dovessimo trovare roba tipo boh, parto io, poi tu sta, faccio nero, boh, tu fai terra, utopia, sprawl, te l'incanto così, perde l'incantesimo perché ultimamente è molto 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 presente Gruul, Ponza in Lega, ma comunque vogliamo averne 3 copie perché familiars non è carino, succedere delle robe. Poi abbiamo 1 per Suffocating Fumes e 3 per Gangrenoso. Ah, zombie cancrenoso, sarà una roba così. È un drop a 3, 2-2, sacrificalo e fa un danno a tutte le creature e a tutti i giocatori se controlli una Snow Swamp, ed ecco qua perché le mie Snow Swamp, fa 2 danni invece di 1. Detto questo, il mazzo mi sembra un cannone. Card Trader 0 per comprarlo col codice che c'è in descrizione, pure lo sconto. Giochiamo. Per la prima partita siamo sul play con una mano che non fa tantissimo, ma ha la possibilità di avere un removal, di fare rot sul play. Proviamo, prego. No, dai, fa delle cose. Allora, facciamo terra passo. Vai. Vediamo contro cosa asiamo. Dai, ti prego. Ah no, non è Ponza. Perché sennò dicevo quella cosa e mi beccavo il mazzo, non carinissimo. Vai pure, tocca a te. Nameless Inversion, possiamo riprenderlo e farlo sul secondo drop che farà il nostro avversario. Che cos'è? Priest of Titania, quindi credo proprio che glielo rifaremo. Allora, perché non me lo fai tirare? Ah, perché devono essere 2 carte. Vabbè, allora facciamo così. Il prossimo turno vediamo di fare cose. Vai! Perché o una creatura o 2 carte targettabili, quindi non abbiamo le due, quindi non possiamo farlo. Va bene, ok. Va bene, va bene. Il nuovo che mi fa? Zombie contro elfi. È un classicone. Ok, facciamo 3, 6 mana. Sono tanti 6 mana, minchia. Sembra che Elfi stia dando meglio di zombie. Va bene, 6, 7 mana.
Due carte in mano. Noi dobbiamo togliere questo coso in qualche maniera, poi dopo vedremo. Che non è proprio facile, se posso dire. Una carta in mano per te. E la Madonna. Posso dire, e la Madonna? Non è illegale. Vai. E vai pure, tocca a te. Questo Shepherd of the Rot fa schifo. Beh, di solito abbiamo gli zombie cancrenosi come abbiamo visto prima. Ah, bello, lead è stampita al top deck. Perché avevi una mano che faceva cacare, effettivamente così è meglio. Madonna mia. Che scurvatella. Ah, uno solo però. Vabbè, potrà pescarci con questo, no? Tre, tappo 2, stappo pesco, noi facciamo shambling. Se lo fa. Ah no, però può farlo 2 volte. Certo. Vediamo, vediamo, vediamo. Cerchiamo di capire cosa fare. Madonna mia, sei infuocato però, eh. Cioè. Che pescatine. E questo lo mettiamo qua davanti. Faremo saltare lei, ma cioè, non ci vedo freschi. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Ma 2. Non credo di attivare questo coso. Uccido te, ma poi boh. Ok, andiamo a G2. Mamma mia, vabbè, una mano veramente intenibile. Cioè, quindi posso ridare speranze a un giocatore di Elfi. Allora, questi e questo direi che mi sembrano delle carte. Cosa non mi fa particolarmente impazzire? I pezzi che non posso imparare, tipo due Carrion Feeder. Grey Merchant lo lasceremo. Di Shepherd of Rot non mi fanno impazzire, considerando che ho i gem. Ah, mi ero scordato che abbiamo come droppa 6 i nostri gem Palm Polluter. Pardon, che quando li cicliamo fanno danni. No, perdono vite. Ok, fa perdere vite per gli zombie che abbiamo in campo. Vabbè, allora abbiamo messo 4 vratte praticamente. Speriamo che bastino. Yes. Of Fumes. Suffocating Fumes, ho la mia side, non credo di voler mulligare particolarmente aggressivo. Vai. Attacco. Tocca a te. Due dannini, vediamo cosa mi presenti. Già questo sta fuori da Suffocating Fumes. Fanfastico. E Winding Way. Disgusting. Dispel e Birchclaw. Che palle. Ti attacco. Vai. Stai a 15. Però adesso ho Disper, quindi vorrei pescare il Gangerous bla bla bla. Timberwatch. Niente, Suffocating Fumes, un cessone. Arms of Adar. Mi sembrava pericolosino fare Arms of Adar. Beh, adesso gli tiro Fumes per togliere i due pezzi, mi sa perché. Così a pelle. Oh, ma che bello. Allora. Ok, siamo stati fortunelli. Lui si è tappato in questo turno. Beh, che comunque ha delle cose per ripartire. Tipo il terzo Birchlore per avere il Dispel. Va, caccia la putta. Va bene.
Ho capito, zio. Veramente delle mani infuocated. Questa secondo me non ce l'ha più. Via. Ok. L'ho riportato 16 milioni di volte. In realtà forse potevo fare discard, poi lo rifaccio con una nerd e poi lo ciclo. Sì. Va bene. Tanti, tanti pezzettini poco simpatici, se posso dire, tanti pezzettini poco simpatici. Io intanto un po' di terre le faccio perché si sa mai. Vediamo, attacchiamo. E lui parerà qua, chiaramente. Se lo para lo sposto di qua. Questo è 4, giusto? E ne porto io 2, va a 6, va a 1. A 1 notoriamente non è mai morto nessuno. Facciamo che lo ciclo e basta. Pesco, tra l'altro. 6 a 2, vai. Lì c'è morto. E cosa ripigliamo? Abbiamo soltanto lui, quindi dovremmo vincere se non ci ammazza questo turno. Gullraiser è un'ottima pescata in realtà. Lead the Stampede. Fica. E cioè, secondo me se giocate elfi così potete ancora dire la vostra. Però dovete giocarlo così. Pezzi. Sì. Stappa, sì, no, guarda qua F6. Se non mi ammazzi questo turno, vinco io dopo indietro. Non credo che tu riesca a ammazzarmi questo turno, però. Pesco, c'è un Gullraiser e ciclo a 2 questo cesso. Ok, ti mando a 0 e siamo 1 a 1. Cosa pescavo? Beh, potevo ucciderlo con Signing Blood, pazzesco. Ma secondo me va bene così, cioè non è che abbiamo molto altro da fare. Fare un feeder mi fa meno piacere. No, dai, va bene così. Defile, ho lo zombie cancrenoso. Sì, poi ho dei drop che è difficile che rifaccio. Però, già spera non lo ammazzo con Defile. Tipo. Però ho doppio Defile. Va bene, perché aspetto di pescare la terza landa per questo. Sì. Questo va bene perché lo ammazziamo. Potenzialmente. Ah, però non attacca, attacca. Vai. Pesco una terra, ho pescato perfetto. Vai. Allora, Quirion must die, secondo me, perché può far fare cosa questo coso qui e non mi piace. Stappo pesco, diciamo, vai, seconda copia. Zombie cancrenoso, tocca a te. Vero che si salva quel pezzo lì, però. Potevo
Forse devo ammazzare questo. Cazzo ho fatto sta Quirion? Cioè, dovevo uccidere questo. L'ho guardato intensamente e poi ho ucciso Quirion. Va bene, ho sbagliato. Raga, capita. Nella vita si può sbagliare. Certo, potenzialmente contro un elfi che scurva così bene è una cacata. Però dovevo uccidere l'altro. Vabbè, fa niente, dai. Ci ragioneremo. Lead the Stampede. Io non ho, voglio anch'io Lead the Stampede. Metto lo splash verde per fare lead. Guacca la puttana. Va bene. Non bloccherò, tanto se pompi adesso e prendo due danni in più, sti cazzi. Ok, ma che bella questa figurella. Però passo a questo punto. Passo. Quello che lui pompa, io lo sparo di Defile. Devo dire che abbiamo pescato bravi, bravi. Abbiamo pescato bravi. Devo giocare meglio perché non merito un cazzo, però bravi. Certo, Priest of Titania. Ok, colui quale tu pomperai morirà potenzialmente. Facciamo lui e passiamo. Vai, tocca a te. Cioè, ne facciamo un altro, non è proprio lo stesso, stesso, stesso. Però, a tre faccio lead stampede. No, puoi fare lui se vuoi. Ah, Priest of Titania. Questo mi sembra un suicidio. Forse Elvish Vanguard ce l'ha giocata. Non sono sicurissimo, ma secondo me sì. Facciamo un 2-2. Riprendo in mano. Beh, oddio, potevo anche fare quello. Riprendo in mano due pezzi così. Tocca a te. Sì. Beh, a parte che non lo rifacevo questo turno uguale. Quindi no, ci sta a fare il 2-2. Avessi pescato una terra, era più giusto fare al contrario. Timberwatch. Però abbiamo finito i. Ok. Vai. Ti tocca a te. Fega. Ma lì dei Stampede. Insomma, l'Isalana è problematico. Faccio due danni a tutto. Meno. Vogliamo fare 4. No, però voglio avere lui di vivo. Mi prende più 1 più 1. La terra. Una 10. Poi posso fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va bene, ci attiviamo per ucciderlo di botti il prossimo turno perché fanno due danni anche a noi, a lui. Giusto? Each creature and each player. Quindi noi facciamo che è a 8. Certo, è a questo come prima mossa. E poi facciamo che è a 8, 6 e poi morto perché abbiamo devozione più alta di 6. Come dirti di no, amico mio? Come dirti di no? Tanto abbiamo vinto noi. E il derby, zombies, cosi elfi, abbiamo vinto noi. Pazzesco. Always sealed. 21-3, sacca. È incredibile, ragazzi, abbiamo già vinto. Cioè, tribe più forte del Pauper. Definitivo.
MTGO ci premia per la nostra coraggiosa scelta di giocare zombie stando sul play e questa mano qui però un drop a 1, un drop a 2, cioè svariati drop a 2. Questo drag escape zombie posso dire che non mi fa particolarmente gioia e impazzire, però è una carta. Vai. It's your go. Siamo contro fatine o famigli? Più famigli, ok. Lazzotep. Qua cominciamo a ammassare. Ammassiamo, ammassiamo. Tu, vai. Abbiamo pescato la nostra chiusura. Dobbiamo popolare il board di cose. No, magari è BV. Eh sì, no, infatti. È BV effimere, di lingua cazzo si chiama. Ok. Posso attaccare con questo. Con questi due posso attaccare. Tanto se para questo gli tolgo il pezzo. Va bene. Barcher Ghoul. Forse facevo prima a far lui, però vai. Ah, a meno che non sia mono bianco cose. Mono white vs mono black, un altro grande classico del Magic e del Pauper. Pauper. Anche se ah no, è BV, ma con le lande mismatch mi fai un po' schifo. Guadagni due, tristezza vera. Doppio Gempalm, to, becca questo. Meno, ah no, po cazzo, può fare effimere. Flavio, che giocata becera. Infatti, fa effimere, va bene. Flavio, che giocata orripilante. Che cazzo fai? Ecco con questo. Si pomperà. Certo. Ora è più forte di prima. Molto brutta questa giocata. Muy brutta. Però qua se cominciamo a accumulare pezzi per poi riuscire a fare tipo. Beh, lui gioca il cast down. Per poi riuscire a fare Grey Merchant into doppio Gempalm. Sticcate. Sì, certo, il problema è che non li peschiamo. Pam pam, interrogo Village Rights eventuali. Butcher Ghoul. Un altro Ephemerate? Ah no, Pegasino. Va bene, Pegasino. Pesco 2. Non abbiamo le Dures di side. Questo matchup. Va bene, le Dures non sono per questo matchup in particolare. Però. Beh, qua anche pescare il Goalscaller. Vedi, lui lo sa che non giochiamo Goalscaller. E infatti ci ammazza il pezzo. Va, l'ho anche pescato. Beh, il prossimo turno in realtà possiamo fare tipo mi ammazzo l'Azodep e poi riprendo doppio pezzo. Però le lande, sperando di pescarle. Sì, tre carte in mano per lui. Però questa è una carta forte. Che vola. Hai rotto il cazzo. Sì, oh. Hai rotto il cazzo. You gain 2 life. Va bene. Due carte in mano, vediamo cosa hai. Allora facciamo gold. No. Ho Village Rights qua. Pesco 2. Facciamo gold. Facciamo terra, Goalscaller, due zombie, uno e una due. Mi tengo, faccio solo uno dei due pezzi. Ok, vai, stiamo open the file. Tanto qua in realtà ormai gli zombie li faccio solo più per fare doppio Gempalm poi. Sì. Bubu. Sì. Bubu vai pure a cercarti la pianura. Dopo noi attaccheremo, gli rubiamo iniziativa, facciamo cose, vediamo che gente. Sì,
Potenzialmente, poi magari adesso fa un'altra Traben, il bastardo con tre carte in mano. No. Ok. Carrion Feeder. Così quello che pari me lo mangio qua. Poi devo fare l'Azutep però perché sennò. Certo, Carrion Feeder è rischioso contro un mazzo che hai cast down, però almeno rendiamo profittevoli i blocchi, credo. Sì. Forse potevo ciclare, vabbè. Potevo ciclare, sarebbe, però è a 2.700.680. Vai pure. Io ho due blocchi. Neanche bellissimi, tra l'altro. Tocca a te. Se pompo lui. Beh, prendiamo un danno solo, tipo. Prendi iniziativa, però abbiamo un ottimo 6-6 indietro. Non so quanto sia incredibile, però ce l'abbiamo un ottimo 6-6, no? Mi sa che il nostro piano di popolare board era più forte prima che ci facesse iniziativa, perché l'iniziativa ci ha messo la pressa e dobbiamo fare cose. Cavallino? Cavallino. Sì. Ok, cavallino amichevole, vediamo un po'. Azzo, doppio cavallino amichevole. Cavallino, vabbè, ho capito che due coglioni. Allora, noi facciamo tu terra. Se io attacco con tutto. Ok. Vediamo un po'. Sì. Ok. Allora. Adesso due deve passare. Questo è 6 e prende meno 1 meno 1. Ciclo. Bella merda. Ciclo. Yes. Ho capito. 20. Non riesco a ammazzargli questo io. Perché lui diventa 2-5. Lui diventa 3. Fai un tesoro, però. Non è che facciamo chissà che cosa. Lost Well.
No, siamo troppo indietro, siamo veramente troppo indietro con questi pezzi, con lui. Non riusciamo a recuperare. Non doveva farci iniziativa. Vabbè, ha fatto doppio effimere, un po'. Però, voglio dire, niente di che. Allora, i zombie non mi sembrano incredibili. Fumes non mi sembra incredibile. Ha delle bounce, delle paludi, a lui va bene. Che cazzo sai do qua? Allora, boh, cioè, meno più 0 quando muori guadagno 3. Diritti chainers, per cosa? Si riesce a tenere pulito tutto il board, ma minchia. Marauder, boh. E non ha una side, secondo me, qua. Perché no, non c'è niente di forte che dici, qua, con questa la ammazzo. Però vabbè, non è un tribale, quindi non c'è la sfida in corso. Sento meno pressione addosso. Facciamo cose. Allora, stare sul play mi piace sempre, quindi ho perso per quello in realtà. Tocca a te. Sì, guadagni una vita, mi hai fatto nebbia. Allora, adesso proviamo a vedere se riusciamo a fare il piano Gempalm minandolo anche un po'. Piano, perché lo miniamo di uno comunque, non tanto. Vai. Che token incazzoso. Cos'è Amonkhet questa espansione? No. Ah no, War of the Spark, ci sta. C'erano gli egizi super incazzati in giro per i piani, quindi ci sta, ci sta. Cioè, God Pharos, God Coso. In realtà questo potremmo doverlo già ciclare, che non mi fa impazzirissimo, però. Ehi, hey, Ango. Wewe. Ok, perché lui è il Doombringer Cleric di Napoli. Sì, facciamo dei file qua. Ciclopesco, perché non ho niente in mano. Vai, ciclopesco magari dopo. Vai, 19, tocca a te. Sei potenzialmente a 16. Sì. Il ciclo perché non ho un cacchio. Always yes. Ok, ho una removal. Questo è buono. E una shambling ghast. Forse questa è meglio. Andiamo -1/-1 qua e pompiamo il pezzo. Estraminiamo. Vai. Ti mando a 13. Dopodiché, ok, minchia, però guadagna vite, cioè ogni turno ha guadagnato una vita lui. Imbarazzante. Almeno una vita, perché Dawnbringer ne ha prese due, vai. Terra. Abbiamo Defile, peccato che quello sia un 3-6. Devo fare due removal sopra per toglierglielo. Non bellissimo come scambio. Morto. Due danni a te, vai. Prima o poi un cast down doveva arrivarmi, eh. E ancora ste vite. Mamma mia. Noi siamo burn scarso perché mena. Cioè, tutte ste vite ci fanno veramente un casino. Pesco. Village Rites è buono in realtà. Se l'avessi avuto prima, almeno mandavo avuto cast down, sarei stato più felice. Però magari ci facciamo altro. Toh, vai. Ha un removal in mano e non vuole tirarlo su sti cessi, lui lo capisco. Sì, tra l'altro più 3 meno 3. Minchia, ragazzi, non ce la faccio più con queste vite. Ok. Non sei più un vampiro, sei niente. Vai, le file qua sopra perché. Vai. Tocca, prendi uno, tocca a te. Voglio pescare qualcosa di forte.
Quello è forte, cacchio. Tipo un riprendi due zombie, minchia, sarebbe forte. Uno in meno. Però, due carte in mano per te. Shambling Ghast in cima. Non è il top averlo in cima, però. Quello che è lo mangio su Village Rights. Carrion Feeder. Tu l'hai fatto. Amico caro, il tuo lo hai fatto. No, però pesco, Steph. Pesco 2. 11. Facciamo degli zombie e prepariamoci a pescare un gem palm. Cacchio, è vero che ammassa su questo. Tocca a te. Se potevo evitare di fare il secondo lazzo per teppa adesso e tenere il mio open nameless. Minchia, ma che difficile è da parlare mentre si gioca sto mazzo. Vai. Avrà un ephemerate tipo 99 su 100. Questa mi sembra una figurina da tirare sul tavolo. Bam! Vedi tu. Beh, guadagno 4, eh. Diciamo, più 4 meno 4 non è tanto. Magari meno 5. Magari. Oh. Vai, non mi interessa. Beh, oddio, potevo avere Nameless gratis open, eh. Questa forse poteva starci un attacchino. Cazzo, sì. Poteva stare perché mo va a 8. Sì. Sì. Perdeva cavallini, cioè li facevamo counter su cavallo, facevamo delle cose. A 5 cavallo. Va bene. E con dietro un simpatico amichetto volante. Ok. Cavallo con amico volante. Ok, vai, tocca a te. Che non voglio giocare dentro il suo ephemerate, onestamente. Quattro, cinque, sei. Vai a due. E dopo la combat è più seria. A meno che tu non abbia quella schifezza di Prismatic Strands. Meno uno a tutto. Le mie. Va bene. Quando muore un non token, giusto? No, ma vaffanculo, si sostituisce praticamente. Cavallino, cioè scusami, angioletto. Pensavo non token, vabbè, fa niente a questo punto, facevo un tesoro. Cioè, più value. Mica, veramente ha guadagnato vite tutti i turni quest'uomo. Che si plachi, per Dio. Certo. Attacco con tutto, faccio Village Rites sulle robe parate. Questa cosa mi ha un po' fregato. Sì. Ok. Sì. Così. Ok.
Hai anche un effimere per quel cesso? Vabbè, ho capito. Hai un cavallo sul cavallo. Vabbè, non mi muore il pezzo. Sì. Doppio cavallo però adesso, Para. Credo pa, tanto è uguale, dai. Ok, Drogskull. Ah cacchio, potevo. No, però vabbè, così andrà tra de, vai. 8. È tantissimo. Non è tanto, è tantissimo. Vediamo che mezzi abbiamo qua per grindarlo, però lui secondo me grinda più forte di noi, 1, 2, 3. Guadagno vite perché sto turno ancora non l'avevo guadagnate. Ok, ragazzi, veramente. E ho pescato cosa? Faccio il secondo cavallo. Posso fare niente, vai. Ok, doppio chant. Abbiamo Shepherdrot. Anche ti tolgo due cavalli non mi sembra malissimo, eh. Secondo me non è male. Ti attacco con tutto, uno passa. Sul passo posso anche rompermi questo. Me lo mangio adesso, che tanto è uguale. Ok. Prendi due, tocca a te. Stai a 7, dopo te ne posso fare 3. Non incredibile, però almeno si cicla. Ah, questo non guadagna vite. Pesca e basta. 3. Questo guadagna vite, giustamente. Quanti cazzo me ne hai fatti? 1, 2, 3. Madonna mia, che palle. Otto è moltissimo. D'altro ho un blocco fisso qua. A 2. Cast down lì. No! Vabbè. Che ci vuoi fare? 0 per lui, attacca per 1. Siamo a 20, cioè nel senso, finché non fa un pezzo grosso va bene. Certo, se io magari non pescassi lo schifo e la merda sarebbe meglio, dici. Lo so, dico. 2 a te, anche se mi sarebbe piaciuto aspettare, però avendo pescato il nulla. Vai. Tocca a te. Vediamo che peschi, hai due pescate. Io posso gestire magari con Shepherd 3 pescate. Cane che pesca. Clou che pesca. Clou che pesca. Minchia. Quello vola. Ok, guadagno 2. Affanculo. Allora, Vojuka Bog, ti rimbalzi. Guadagno 2 è rilevante in questo spot. No, non si rimbalza Bog. Ne faccio 4. Passo. Li farò dopo. Sei a 9. Io te ne posso fare 8 perché ti sei rimbalzato quella landa bastarda. E non ho, tra l'altro ho dei blocchi orribili io. Ok.
Se peschiamo tipo qualcosa, uno zombie, vinciamo, no? Un'ottima palude, vai. Devo non morire sto turno, poi siamo freschissimi. Allora, io ho tre blocchi per terra, faccio Shepherd, mando uno stappo, faccio lo manda due, cioè lo manda zero, a meno che non ha pescato guadagni 100 vite, plausibile tra l'altro. Sì. Questo non posso bloccarlo, zio. Due, se sono due femmine tendiamo pari e moriamo insieme. Stappo pesco. Che cazzo hai pescato? Cast down, ti lascio a due? Oh, mi mando a uno. Mando a tre. A tre è poco. Cioè, non è abbastanza. Sì, però che culo. Cioè, nel senso. Doppia landa, va bene. GGVP per te. Hai guadagnato vite tutti i cazzo di turni. E beh, d'altronde, cioè, zombie e zombie. Dovevamo pescare non una terra, magari, e potevamo fare qualcosa tipo gem palm into gem palm. Era possibile? Ne avevamo uno al cimitero, uno qua. Era possibile. Difficile? Certo, ma siamo zombie. Siamo qui a fare le cose difficili. MTGO mi adora, è evidente, sono ancora sul play. Chipperino, paperino. Qua abbiamo troppo 1, troppo 2, troppo 3, non ce l'abbiamo proprio nel mazzo. Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Carrion Feeder Go. Tra l'altro, molto bello questo Butcher Goal con il nostro Carrion Feeder. O con Village Rights. Ad Sheltam. Facciamo un 2-2, secondo me, però. Distrameno, vai. Ho 2-2-2 sul campo a turno 2. Cosa che. Ah, no. Tu prende meno 2, meno 0. Va bene. Non è morto. Minchia. Se mi fa. La Madonna. Anche mutagenica. Forse dove sono stato un po' troppo aggressivo con questa scelta. Vabbè. Bah, ti dirò. Ok. Droppa 2, lui non ha, due, non ha una fatina in campo. Se me lo countera con un counter, spero facciamo un 1 per 1. Non mi piace il fatto di non aver pescato una landa, ammetto. Questo un po' mi scazza. Attaccherò. Peccato questo sia morto. Vabbè, ho capito. Che due coglioni. Tutti i Brambilla del mondo ci abbiamo. Tutti i Brambilla del mondo. Certo, è uno 0-2. Doppio Brain Barrow non me l'aspettavo. Onestamente, doppio Brain Barrow non me l'aspettavo. Vai. Peccato questa landa stappata perché poteva essere comunque un ottimo defile. Qua non credo di bloccare. Se vuole sningiare, che sningi, poi faccio defile. E ne paro uno solo. Vai. Uno da parare è gratis, a meno che non abbia un'altra mutagenica, al che mi ha cacato il cazzo. Sì, certo. Stiamo fuori Spell Pierce. Da qua potevo fare Shambling, però. Non attaccheremo perché ha il suo 1-2 in mano, quindi è inutile attaccare. Quando fa 1-2 noi faremo Village Rights, potenzial minchia. Vai pure. Facendo un tesoro. Sappiamo che ha 1-2 in mano, non attacchiamo. Ok. Se attacca pareremo col nostro. Non attacca, bravo tu. Stappo pesco, facciamo un gol. Qua
Questo pezzo potrà anche attaccare. Ah, però è 1-2. In realtà può attaccare nel momento in cui lui non blocca, cioè non fa blocca e basta normale. Noi possiamo fare shambling qua, meno 1, meno 1. Lui fermo lande. Molto bene. Stavo pesco. È gratis questo attacco, secondo me. Non ha sfighe. Ciclo. Vediamo se troviamo una landa. No, un carry on feeder, ma aspetto a farlo perché vogliamo avere open village rights. E non cadere in un counter spell così facile, secondo me. Vorrei togliertelo. Se poi fai mutagenica per qualche cazzo. L'hai fatta. Mutagenica. Seconda mutagenica per te. Bravo. Potevo fare un tesoro forse, però va. Fa niente. Carry on feeder. Non attacco con razzo tap. Questo se me lo blocca mi va bene perché diventa più grosso, quindi. Anzi, a fine turno presumibilmente farò comunque village rights qui sopra. Ok, comunque ritorna. Pesco anche due, ma che belle che sono. Ho un 2-2, tu hai 7 carte in mano. Vabbè, niente, non hai fatto assolutamente nulla, va bene. È un bel 0-2. Consumo un danno. Passi, perfetto. Facciamo questo. Lo rifaccio. Ti attacco con questi tre. Con questi due, anzi. Con questi due perché tanto. Ah, Force Spike lui, occhio. Se vuole tradare quel pezzo mi va bene. Voglio togliergli i pezzi dal board io, quindi. Ok. Vai! Sì. Sì. Posso fare doppio blocco prima, tra l'altro. Sì, peschi due. Niente terra né fatina per te. Va bene. Un'altra terra io però. Cominciano ad essere tantine, se posso dire. Ok. Terzo Brain Barrow. Ah, defy. Pesco. Fantastico. G1 ce lo siamo portati a casa. Anche perché lui era fermo con le lande. Triplo di questi. Mono di questi. Questo mi sembra far cacare. Questo non mi sembra bellissimo. Neanche questi. Allora, cosa tagliamo? Vediamo un po'. Abbiamo messo quattro figurine 40-40. Allora, Carry on Feeder non mi fa impazzire perché se te lo snappano è un casino. È un bel pezzo, però probabilmente sul draw scendo. Questo continua a non essere il mio preferito. Poi abbiamo tolto comunque anche due carry on feeder. Dobbiamo tagliare un altro solo pezzo. O una nameless, o una sphinx.
Shepherd è un casino. O Village Rights. Un Village Rights. Perché, cacchio, fare. Cioè, mi sacco un pezzo e passo sopra i tuoi counter. Cioè, sta partita ci è andata bene, ma mi sembra veramente un casino. Bruttina sta mano, bruttina vera. Mulligo. Lui cosa ha fatto? Ha mulligato a 6. Porca miseria. Vabbè, ho due lande. Chipperino, paperino. Tolgo Goal Razor. Goal Razor. Faccio fatina. Va bene. Tocca a te. Faccio ninja. Sono uno stronzo. Però ci sta. Il suo piano è quello. Quindi non ci vedo niente di male. Non fa ninja. Quindi abbiamo stutter open. Seconda terra va bene. Pesco 2, perdo 2. No, perché ti faccio stutter. Ah, invece sì. Minchia. Non credevo. Sono sorpreso, posso dire? Sorpreso. Tre carte in mano per lui. Quattro carte, ma una è non è un counterspell. Attenzione. Terra, zombino. 2-2 che fa dei danni. Può avere anche snap, non per forza solo counterspell, quindi va bene. Ma noi abbiamo il conspell. Va bene. Dopo farò chant, credo. No, in realtà credo di fare butcher into open village rights. Un altro ninchia. Però se non pesca la landa, quel 2-2. Butcher Goal mi sembra sempre più forte, però fare Butcher Goal into Village Rite, poi ho Fumes. È che questo uccide quel ninja. Poi c'è la seconda landa stappata. Mono landa stappata. Attenzione. Allora, questo è buono. Tipo, se io faccio Nameless qua, come prima scelta. Minchia, mutagenica. L'hai fatto. Mi sembra una mossa anche la tua. Facciamo Butcher Goal, vai. Minchia, che brutta cosa che hai fatto. Va bene. Sembrava giusto. Non mi sembra giusto, in effetti, no. Zombie. Minchia, avevi Force Spike, che pirla. Vabbè. Sì. Tra l'altro sono obbligato a parare con successo io, eh. Che fai? Passo. Non dovevo passare, devo fare la spell qui. Lui è in mano, il pezzo che non gli fa morire il suo. 3, 2, 1, meno 1. Beh, qua devo parare per forza. Io paro, lui fa il suo pezzo e provo a fare Village Rights. Beh, se prendo 3 vado a 2 e muoio da sto coso io. Mutagenica mi ha un po' fregato i conti. Ah, vabbè, siamo morti uguali in realtà perché aveva un'altra mutagenica. Ok, vabbè, niente di che. Però adesso i carry in cui sono sul play mi piacciono di più. Village Rites continuano a starmi così così. Facciamo via un Ghoul Razor. Un polluna. No, questo. Un Grey Merchant. 60, giusto. Sì, parto io. Mulligando. Cazzo, Monolanda fa schifo, ragazzi. Monolanda fa schifo. Andiamo a 5. E va bene. Bro. Chi
Chipperino, Paperino, via un Village Rides e un Gem Palm Polluter. Tocca a te. Neanche la fatina che scraia, quindi va bene. Faccio questo. Faccio Village Rides, faccio un tesoro. No, devo fare meno uno, meno uno qua, per forza. Pesco due. Ho un Lazotep. Buono Lazotep in realtà. Ma anche lui, non è male. Lazotep. Tocca a te. Dove si da sto coso? Vai. Va bene, Lazutep mi va bene. Se snappava l'altro mi facevo defile sopra, ma così mi va bene. Force Spike no, sto giro. Ah! Vai. Rifacciamo Lazutep. Pensavo avesse un counter, giuro. Attacco per due. Tocca a te. Fatina into ninja. Va bene, ci possiamo fare poco. Fatina vola. Lo accetteremo. E niente ninja. Magari fatina into fatina. Se anche smettessimo di pescare le cazzo di lande noi. Perché va bene che è tutto, abbiamo ligato, abbiamo fatto una bella pescata subito, subito. Però. Vai. Tocca a te. Mazzo, per Dio, MTGO ci aiuta, ma se tu cioè, mi fai pescare la schifezza. No. Non va bene. Ninja. Ok. Scatolanda. Bello sto pezzo. Incredibile, cazzo. Tocca a te. Va bene. Bravi. Mazzo, quando vuoi, liberati da questa sfiga di non farmi pescare le lande. Grazie. Devo attaccare con Carrion Feeder qua, non con questo. Vai pure, tocca a te. Altra fatina mi farà un altro ninja. Aia. Vai. Sì. Che palle. Ninja piccolo. Va bene, peschi una figurina. Un Gem Palm che almeno pesco una carta in più e gli faccio dei danni gratis. No. Facciamo diventare 3-3, proviamo. Questo sta fuori da starter, quantomeno. Sì, ma non da doppia starter. Ah, cazzo. Ah no, ok. Va bene. Vai pure, vediamo cosa fai. Tocca a te. 11. Non voglio pomparlo troppo per paura di snap. Attaccherai con fatina. Ok. Sningio. Non sningio. Ok. Pesco due. O mi fai fatina? Non mi fai fatina. Faccio questo.
Ho vinto la partita facendo zombie in cancrena. Perfetto, ragazzi, incredibile, anche mono blu archiviato. Il nostro avversario deve giocare un mazzo incredibile perché MTGO non ci ha fatti partire per primi. MTGO, non so, cioè io sto giocando i Butcher Ghoul. Tra l'altro che art bellissima che hanno i Butcher Ghoul. Un altro fatine, cacamento di cazzo. Molto cacamento di cazzo. Sì. Va bene. Già la prima l'abbiamo schiappata incredibilmente perché eravamo sul play. Mo' vediamo se funzioniamo anche sulla seconda. Sì, vai. M'attacca. Lui m'attacca. E noi non possiamo bloccare. Sningio da uno. Va bene. Farò la fatina dietro. Sì. Se fa fatina dietro, poi facciamo defile su fatina. Beh, avrà visto una terra. Ha fatto scry. Ha due bottom. Ha scaricato doppia bottom. Qua, secondo me, possiamo fare tipo questo che porta avanti i pezzi sul board. Due pezzi che possono bloccare lì. Attacco. Minchia, tenuta 7 monolanda, vabbè, la fatina che scry 2, però. Tanto so già cosa succederà. Tipo, pesco terra, faccio fatina, pesco 2. 100%. Tocca a te. Questo Gold Razer invece è un art che non mi fa impazzire, se devo dire. Ho vinto la partita. Bravi, cazzo, cosa dobbiamo fare? Non peschi terra, non peschi terra, vinci la partita. Veloce, facile, pam 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 pam. Allora, abbiamo detto 3 di loro, lui, 2 di loro, via, via tu che non mi avevi fatto impazzire, un village right, dovremmo esserci. Potrei già scrivere le 6 date di sto mazzo, sono fortissimo. Perderò, chiaramente dopo aver questo, detto questa cacata incredibile, perderò. Sicuramente Contaminated Ground, tra l'altro non la volevo così io, ma di Ravnica, che credo che ci sia anche di Ravnica, andiamo a controllare. Contaminated quantity 0. C'erano milioni di ca. No, beh, ok. Ah, questa, giusto? Di Ravnica. Tipo, io la volevo così, non di Zendikar. Però, fa niente. Pigliamo qua il caghè e siamo a posto. Comunque, Bobo Keepero. Ho doppio Butcher, Defile, doppio Gempalm per ciclare. Dai, va bene, no? Sappiamo che lui non terrà più Monolanda, tra l'altro. Ok. Fatina, scry bottom bottom, passo, non pesco terra, concedo. Easy, ti ho già detto cosa devi fare sta partita. Vedi tu se te la senti. Due bottom. Ok. Oh, Shambling Ghast è un bel drop a uno che ci mancava. Vai pure, tocca a te. Si chiama anche Village Rights dopo che lui ha sningiato. Top! Ok, abbiamo le lande. Non sningiamo però. Passo. Attacco, credo. Se fa. Ah, se fa 0-2. Cioè, si fa Brain Barrow. Però vabbè. Non ci ho pensato. Vai pure tocca a te. Tengo open the file se dovesse fare cose. Non volevo giocare sotto la sua starter. Tutto qua. E comunque Butcher Ghoul è un bel pezzo da fare. Cosa targetti, amico caro? È un 1-2 Hexproof. Ok. È un ninja 1-2 Hexproof. Forse potevo togliere l'altra fatina. Terra ce l'abbiamo. Beh, adesso so che la mia Shambling non attaccherà mai più. Perché qua se ti rimbalzi qualcosa rimbalzi Ferisir, credo. Questa non è una fatina, però questa sì. Quindi starter è openissima. Vabbè, qua ciclo a fine turno, secondo me.
Gran peccatore. Cerchiamo un altro. Se troviamo un altro file. No, non fa niente in realtà. Di uno pesco terra, ok, vabbè, senza le terre non si gioca il gioco del Magic e passo. Se attacca con questo gli ammazzo comunque uno dei due pezzi, quindi va bene. Certo, non è incredibile come scelta di vita la mia, ma infatti non fa più cose. Ciclo uguale a prima. Pesco. Ok, Gullraiser. Ok, vai. Gullraiser non mi deve prendere. Ah, che credibile. Allora ti attacco, vai. L'1-1 che poi diventa 2-2 sti paro. No, questa deve stare indietro perché mo lui basta non parare e la res me la fa addosso. Non è. Vabbè. Deve stare in. Ok. Certo. Sì, no, tanto il mio attacco era sbagliato. Non è che. Sì. Ammazzare una fatina se pari, se no no. No, era proprio un attacco stupido quello che ho fatto. Beh, se attacchi con un pezzo appiedato, io paro e faccio un 2-2. Ok. Undying mi sembra un'abilità forte, ammetto. Tre carte in mano per te. È un legato bruttissimo, tipo, no? Prendo un gem palm per ciclare. Se mi fa fatina, gli ammazzo fatina. Forse potevo fare prima. No, però volevo avere in mano. Potevo fare Carrion in Gullraiser. Però Gullraiser non mi va di prenderlo. Ah, proprio Counterspell. Allora facciamo Carrion Feeder. E passo. Adesso ho due bei blocchi. Perché comunque lei ammazza un volante e para dei danni. Lui ammazza quello che para potenzialmente. Tra l'altro, presumo di parare questo perché non ho Hexproof. Quindi posso fargli sopra dei file se dovesse fare mutagenica. Gli porto via delle figurine. Ma secondo me io faccio così anche. Tipo, prima dei blocchi. Prima dei blocchi perché così non può sningiare. In sostanza. Ok, ora sninja, va bene. Noi abbiamo un altro Butcher Ghoul in mano. Pesca di sta figurina. Il problema è che dei file costa uno, quindi sta sotto structure. Sta sotto structure. Però, insomma. C'è un altro Butcher Ghoul. Lui ha in mano una fatina. Chissà cos'altro ha in mano. Tipo, per non fare il pezzo. Per giocare fuori Force Spike, come ci ha insegnato il nostro avversario di prima. Faremo la landa e passeremo. Anzi, no, passeremo il cazzo. Attaccheremo con lui. Perché tanto non blocca. Ho l'attacco gratis. Mettiamola così. Vai. Lui in mano una fatina che scraglia due. Beh, per non farla cosa deve avere in mano? Ah, ecco. Ha un counterspell. Che sia fatina o che no, ha un counterspell. Lui si diamo questa cosa.
Va bene, hai sempre un counterspell. Io ho sempre, cioè secondo me il board in questo momento è mio. Adesso faccio che gli metto un segnalino su questo coso. Tanto ho un 3-3, un 2-2 dietro. Il problema è sempre snap. E vabbè. Se mi fa snap io me lo mangio, faccio defile su qualcosa. Stappo pesco. Bello. Belu belu, fai spostato su questa per favore? No, ok, va bene. È un 3-3. Diventa 4-4. Vai. Tocca a te. Ho un'orda di 2-2, però comunque continuo a pensare che questa carta foil deve essere molto bella. Altra fatina. Il mio defile fa sempre più schifo. Però il mio Gempal mi... Ah, no, non lo pesco. Se pesco il secondo Ghoulraiser, però... Ho anche Shambling. Beh, ma Shambling sta sottofata. Ninja? Parapapapa, ninja. Hai tutti i ninja del cazzo di mondo. Sei fortissimo. Certo, hai pescato una figurella. Siamo avanti di clock, di anni luce. E anche di tempo chess clock. Peschi, va bene. Certo. Una, due fate. Quindi se hai in mano fate, non counter, io pesco un bel drop a 3 incazzato. Attenzione. Questo. Togliamo il ninja più grosso. Ok, potevo togliergli un volante in realtà, secondo me. Però anche lì, i volanti comunque me ne fanno 3 e io gliene faccio 4 indietro. Potenzialmente 5, nel senso. Cioè, un 1-1 adesso potrei mangiarmelo, senza problemi. Ok, salve. Questo pezzo secondo me non ti piace. Fatto che abbia risolto mi rende contento, ammetto. Un'art inquietante, direi. Vediamo, se fa dei blocchi mi mangio l'1-1. L'1-1 e l'1-2 possono morire. Finché ho a terra 3-2-2. Beh, l'1-1 para molto bene questo, devo ammettere. Ok, vai. Sì. Ti è morto un pezzo, tocca a te. Sì. Abbiamo tolto Merchant. Eh sì, purtroppo sì. Abbiamo ancora due Gempalm. Abbiamo fatto una top, una bottom. Sì. Non peschi con quella, sono 2, 3, 4, 5, vado a 3. Peschi? No.
L'unica è se ha snap in mano. Ne ha una però, cioè non mi sembra il caso di fare troppo quelli sofisticati. A dirla tutta. Se la snap l'ha vinta lui 100%, ma lo posso anche accettare perché ci voglio andare molto dritto. Questo credo sia uno dei pochi matchup dove Dures potrebbe dire la sua. Cioè, nel senso, verissimo che comunque stattere è sempre un casino, bla 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 bla, però 2, 4, 5, porca puttana. Ah, si è rimbalzato lui. Sono 3, 4, 5, 6. Andrei a 2. A 2 è problematico. Dobbiamo pescare. Cioè, vado a 2. Dobbiamo. Cazzo, che pescatina che ha fatto. Dobbiamo pescare il removal. Easy. Non vedo nessun tipo di problema in questa cosa. Che pescatina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siamo morti. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok, se io attacco con tutto, compreso lui, al massimo ne possono passare due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Cazzo, lui è a 11. Attacco. Se avessi attaccato con tutto meno quello, sarebbero stati 2, 3, 4, 5, 6, andava a 5. Concedi, porca miseria, che top deccata che ha tirato! Mamma mia, che palle! Ho l'attacco gratis, mettiamola così. Vai. Nameless Inversion, quella dopo, pa, secco, lo sapevo. Allora, boh, così va bene, dai. Nameless Inversion. Bravo mazzo. Ah, devo rimettere Carrion Feeder al posto di Dragscape. Ah, lasciamo le tre. Bravo mazzo. Devo ammettere che quando ti impegni mi fai veramente girare le palle, ma sono fiducioso che, data tutta la mia esperienza e le ore passate davanti alla televisione a guardare Z Movie di zombie, perché Z sta per schifezza, non per zombie, però so che si poteva fare questa cosa, allora vedrai che, tra l'altro uno dei miei film preferiti è Zombieland, ma non Double Tap, che non so per quale motivo faccia schifo, ma fa schifo. Zombieland è molto carino, se vi piace anche voi mettete un like e iscrivetevi al canale, se non vi piace iscrivetevi al canale per dirmi perché non vi piace. Comunque iscrivetevi al canale, mi sembra una cosa abbastanza ovvia, no? Voglio che li puliti adesso, cioè più di prima. Partiamo noi con Monolanda, però Monolanda è interessante perché poi pesco le figurine, va bene. Lo so, non dovrei farle queste cose, ma non fa niente. Però in realtà è Bilanda.
Vai. Sono rimasto colpito dalla schiappata di prima del mio oppo. Avrò delle. Cioè. Anch'io potrò schiappare, no? Infatti, facciamo shambling. Facciamo tesoro, meno uno devo fare. Vediamo se matta, se para. Beh, qua non parerei mai neanch'io, effettivamente. Vai. Attaccherai. Prima dei blocchi farei che sacco lei, per così non puoi sningiare. Ci pensa 15-20 minuti. Sì, vi prego, datemi la terza landa. So che sono stato un po' greedy e non ho fatto il tesoro, ammetto. Ma vi prego, datemi la seconda, terza landa. Terza landa? Terza landa. Stappata, per favore. Ne ho due tappate, cazzo. Se è una landa è stappata. Lui si è detto. Vai. Andiamo un po' in questo così non perdo tempo. È il momento, mazzo. Vaffanculo. Facciamo Butcher Ghoul. Forse devo ciclare, però. Sacco adesso che lui è alla roba lì tappata, attacco per 3, vai. Tocca a te. Sì. Ah, terza landa l'ho beccata. Voglio giocare sotto Counterspell. Ti attacco per 2, 3. Vabbè, lo rifaremo. Forse, cazzo, qua dovevo fare mangio e poi, vabbè. Questo è stato un errore stupido da parte mia, perché adesso fa fatina e me lo prende lui. Sì. È stato un errore molto scemo. Molto scemo. Cazzo, questo mi risolverà la partita, secondo me. Proprio sbagliatone, sbagliatone. Vai. Va bene. Dopo il ciclo farò cottage, credo. A meno che lui non si tappi, è ancora strano, e allora posso fare questo. Vabbè, dai. Vabbè, ha due carte in mano, eh. Cioè, secondo me provarci si può fare. Va a tre, attacca quel co. Ah, quando peschi la seconda. Vabbè, Mantle of. Dai, due carte. Dai, oh, uno ci prova. Non lo ammazzo più però con questo. Ciclo, faccio un danno, niente di che. Pesco una figu. Vediamo se la rompe.
Target, quindi non potevo neanche ciclare. Ciclo. Beh, abbiamo la giocata sopra counter spell dopo, vabbè. Non mi vado ad attaccare perché attacco nell'1-2. Bello anche Shepherd in realtà. Pastore. Però, boh, tre carte, dai, vai. Vediamo se ha l'1-2. Minchia, ce l'ha. Incredibile. Incredibile. Tre carte. Non para. Perché tanto è uno 0-2. Brutta cosa. Brutta, brutta cosa. Ok. Attaccherò col mio 1-2 dopo. Col mio 2-2. Non sninja. Questo è bene. Non si ripiglia in mano sta schifezza. Sì, credo che attaccherò comunque. Prima faccio prova a fare dei pezzi. Poi a chi parlo dove vuoi. No, non attacco più. N2-4, non attacco più. Non attacco più. Facciamo terra. Facciamo lui. E faccio lui. Passo. Force Spike? Beh, qua può fare Stutter, io dopo posso fare Gold Caller. Ok, qua può fare Stutter, va bene, più o meno, perché non è che sono proprio contentissimo. Dopo li metto davanti questi due e poi posso fare Gold Caller, però. Due carte in mano per te, amico mio, vai. Tocca a te. Tre carte in mano per te, due. Signor, signore. Che ci proponi? 8 minuti e 10 sul clock. Che cazzo starà facendo? Starà dormendo davanti al computer. Paro, paro. Il problema è se rimbalza Stutter. Quello è fastidioso, vero? Ok, non si rimbalza Stutter, questo è ok per noi. Ok, vorrei ripigliarmi queste. Oddio, anche fare nameless, riprendo nameless, non faceva schifo. Funziona? Perdinci bacco no. Ha un cazzo di counterspell dopo. Che palle! Minchia, aveva 2000 cose forti in mano. Quanti peschini ha fatto? Un preordain. Porca troia. Equip avanti di race, però oh, cioè qua si mena e buona, vai. Tanto non posso bloccare. Tocca a te, vai. Basta che non sningi perché già mi sembra che hai pescato abbastanza buono. Non equippa perché sningia? Adesso ritiro una tastiera in faccia, però. Cioè. Minchia, neanche quello che fa pesco scarto, quello che fa pesco dritto. Pazzesco. Perché io non riesco a. Cioè, avere queste skill incredibili? Non è vero, top deck anch'io. Non è che non top deck io, però. Minchia. Se posso dire, signor arbitro. Adesso lavoreremo con calma, perché lui ha fatto veramente i top deck di Dio. E io ho pescato la terra. Vai. Ok,
Non credo di voler parare. Toh, vai. Adesso ho pescato Brine Barrow. Meno quello, dai. Vai. Che schifo. Che pescate. Porca troia. E non posso tirare le madonne. No, non si fa, non si fa. Non si fa, scherzo. Va bene. Non ti recupererò mai più. Nice rose. GG. Minchia, cioè, stat lì veramente era morto se non aveva Counterspell in mano su quella, su quel Nameless Inversion. Beh, vai. Toh, becca di questa. Ha avuto veramente. È volato via. Cioè, è volato via in quel turno lì, vabbè. Gioca male, vince uguale. No, gioca male. Non ha neanche giocato male. Non, cioè, ha pescato troppo bene per poter giocare male. Non aveva scelte sbagliate da fare. Poi noi stiamo giocando 20, veramente un tier 26, quindi ok. Sì. Certo. Cosa possiamo pescare? Boh. Facciamo l'Azutep. Mi ha non fa starter. Beh, in 3 turni mi attacca e vince, direi che. Vai, ma forse ti attacco con questo. No, ah, dove ho miscliccato, miscliccato. Minchia, pure miscliccato. Qua attaccavo, lo mandavo a 5. Devo pescare un altro Gempalm into Gempalm, come prima. Sarebbe stato veramente troppo bello. Belo, belo, belo. Beh, oddio, in realtà adesso 3-4 me ne porta via uno solo se li metto davanti tutto. Questo immagino. A sto punto. Massi. Ne porta via comunque uno, però non gli muore il pezzo. Aspettiamo che magari peschiamo delle cose che non fanno proprio cagare. Minchia, zio. Insomma, se le scegli le peschi peggio. Sto a uno, fa fatine, ha 2 fatine in mano. Se le scegli le peschi peggio. È matematica questa. Incredibile. Non l'ho presa male, assolutamente. Sono una persona del tutto posata. Quando gioco a Magic, va andata a fare in. Ok. Certo. Così muore il ninja. Ma che campione? Non so. È svenuto evidentemente sulla tastiera per fare questa mossa. Ok. Ora sangue che gli esce dal naso. Ciclopesco. Carrion Feeder non block. Sono morto dai volanti, da un incapace, peraltro. Però vabbè, questa è un'altra storia e vabbè. Lentissimo, mosse che non si capiscono come sia possibile fare per poter vincere una partita. Hai 2 statter in mano. Non si merita niente. Fammi starter GG. Che poi GG no, però.
almeno hai giocato la partita fino in fondo senza cadere dal boh, tavolo che stai usando. Oddio mio, quanto l'ho presa male. Mi ha tirato top deck G2 dopo aver tenuto mano con Olanda G1 sul play, cioè non me lo meritavo, non me lo meritavo né io né i miei zombie, non ce lo meritavamo, questo non ce lo meritavamo, mi ti giuro. Sappilo. Ci siamo un po' ripresi dopo aver perso contro uno spento e vediamo se... No, ancora no, se la metto come prima cosa nel video. Non lo so, non lo so, non mi sono ancora ripreso del tutto. E vabbè, vediamo se questa andrà un po' meglio o meno. La metto sotto una palude, done. Tanto abbiamo delle cause e un peschino. Basta non beccare il terzo fatine di fila perché... Non perché mi stufi particolarmente, ma perché tre nella stessa lega sono tantini. Vediamo, beh, è passato un giorno, quindi trono. Ma che trono sei? Lazzotep, vai. I nostri zombetti all'attacco del trono. Tocca a te. Sei un trono che fa trono naturale, secondo me. Altare. Ok. Abbiamo le contaminated decide noi. Ben tre contaminated decide, perché a me non mi vedo fresco, e le relic. Ok. Così ne possiamo farle. Sì. Non voglio uccidermelo se non è utile adesso. Ok. Detto che Weather comunque contro di noi è una carta. 9 carte per lui, quindi discard di 2. Sì. Su questo posso farlo, però Village Rise per non perdere l'Endrop che... Si pompa, vai. Tocca a te. Sei a 10, nel senso che c'è già in palma che comunque cicla per un po'. Sì, a trono adesso. Trono con 7 carte in mano. E il mana fissato. Sì. Comunque mi ha scritto good luck e fun. Tutti quelli che scrivono good luck e fun evidentemente giocano co combo, scusate. È naturale, è una legge beh, scritta perché me lo scrivono. Ok. Due, quattro, cinque, sei. Kingsmith fa un blocco. Ancora torre per far Weather the Storm. Vediamo. Ti odio. Pure io posso farmi i fatti miei, eh. Sì. 26 per te. Defile ogni tanto. Non mi farebbe schifo. Shambling, almeno ci togliamo dalle palle il blocco. Pesco 2, una terra e un defile, che non so quanto è utilissimo adesso, però ce l'abbiamo. Vai. Che quello lì è comunque un brutto pezzo su cui fare defile i Corwells e Mir Retriever, scusatemi. A due faccio disputa, va bene.
Poi vediamo. Un'altra icore, è la terza icore. Beh, ha pescato tanto, ha pescato parecchio. Questo possiamo ucciderlo con le faile per non avere i blocchi in mezzo alle scatole. Quindi il secondo mill retriever non ha il mana per fare Storm the Festival. Attacco, adesso probabilmente faccio Village Rites qua perché ho in mano il nulla, tanto lui si anerta, e sempre perché non ha il mana per fare il Weather the Storm. E qua riprendiamo lui e lui. Tocca a te. Tocca a te, vediamo un po' che fare. Se scomba adesso ha vinto, ci possiamo fare poco. Noi il prossimo turno lo uccidiamo con la nostra combo di Gem Palm Polluter. E menandolo, tra l'altro. A 2000 retriever, però. Sì, Searings. Stellina, va bene. Otto carte per lui. Ok, spacca. Ok, quindi ha dei blocchi. Ashnod Altar. Va bene, quindi hai token infiniti nel tuo turno. Se non hai vite infinite, però, bella per me. Va bene. Vediamo. Vediamo, nel senso che se mi scrive, guarda, ho golem infiniti. Anzi, lo scrivo io. Gli scrivo, guarda, hai token infiniti e gioco come se hai fatto milioni di volte. Se l'hai fatto milioni di volte. Per non farlo andare avanti, perché, cioè, voglio dire, non concedo perché se non ha Weather the Storm io dopo vinco. Perché ho doppio Gem Palm. Ce l'ha, ha vinto lui. Sì. Mappa. La sacca va a prendersi la randa che cicla, immagino. Sì. Ok. E poi? Lo sacco. Lo rifaccio. Beh, ho capito. Ho capito, zio, ma poi? L'hai fatto. Ok, weather. Va bene, Conceit Confirmation, aveva anche Weather the Storm, peccato perché aveva vinto il turno dopo. Razor, Witch Cottage, facevamo questo, quello, vabbè. Poi, vabbè, che ci vogliamo fare? Lo sapevamo che era un matchup un po' così. Queste tre e queste tre, direi. Togliamo Grey Merchant,
No, Red Rot ci sta, in Stone Chap. Ma c'è un feeder forte, forse i Gullraiser non sono proprio pazzeschi. Ok, on the file, non voglio tutti i removal. Proviamo così. Abbiamo messo 6 carte di side. Vediamo cosa possiamo fare post side, iniziando noi. Peccato avesse weather perché potevamo vincere senza passare dalla combat come piace a me. Ocarion Feeder Ghast. Sì, Nameless potevo toglierlo, non fa un cazzo, non ci avevo pensato. Però ho una mano che fa cose. Feeder credo che sia un'ottima partenza perché schiaffeggia. Dopo posso fare Shambling e Lazotep, sacco tutto su di lui meno. Shambling. An opponent control, non avevo mai letto bene fino in fondo. Prossimo turno minimo gliene facciamo 5. Ok. Facciamo gold caller shambling, quindi ci rimangiamo shambling, facciamo tesoro. Prende torre. Mismatch. Dannazione. Ok. Hai trono prossimo turno. Facciamo 7. Ti attacco. Vai, tocca a te. Stai a 9. Se no la creatura il turno dopo è morto. Fare un feeder aggressivino direi. Certo che 7-7 su sto frame non si vede per un cazzo. Cioè così sì, ma qua è blu. Vai, fa niente. Non trono. Vediamo che vuole fare. Se pesca una terra, tra l'altro muore anche se fa un blocco. Gli faremo Shining Blood in testa, credo. Oppure le facciamo contaminated ground qua. Perché se con questa spacca li faccio pescare due carte gratis, non mi va proprio benissimo. Ma questa è una palude, quindi trono non ce l'abbiamo. Vai. E non puoi tappare questa landa, quindi hai 3 mana. Sì, diciamo che questa partenza ci ha aiutato, eh. Ci ha provato a tappare per, ma purtroppo ha perso tutti i TP, è un'ottima swoop. Con un art che continua a pensare che l'altra fosse più bella. Però fa niente. Però dire non è male, cioè nel senso rappresenta molto, però. Il problema sarà l'ultimo game perché si suppone che io questo lo porti a casa e lui sul play sia al prossimo turno. Dispute. Beh, può fare anche qua weather. Va a 2, ma in risposta al trigger fa Weather the Storm, guadagna. Ok, però io ho Nameless Inversion che dà più 3, meno 3 al mio, quindi. Ah, però è 7, 9. Ok, sì, no, bastano. Nameless che toglieremo. Oh, se riesco a ucciderlo, ti faccio pescare 2, sono più contento.
Un botto in faccia. Ok, andiamo a G3. Allora, abbiamo detto che ci sono le due nameless inversion che fanno un po' cacare. A questo punto rimettiamo un chant e un gust perché ci sono stati molto molto utili, devo ammettere, in questa partita. Non pensavo, certo, cioè si sono allineate tutte le stelle che si potevano allineare, però ha funzionato, quindi non vedo perché non farlo di nuovo. Magari funziona ancora. Siamo tornati, adesso siamo sul draw. Abbiamo di nuovo carry un feeder e l'Azotep, quindi kipperemo. Certo, mi mancano delle altre cose in realtà, però abbiamo un Gempalm che può fare cose. Abbiamo dei ci mancano dei pezzi belli da saccare. Scusatemi, voglio vedere qua. Se mulliga, quanto mulliga, perché mi è andato a 6. Allora, qua faremo terra carry on feeder into l'Azotep. È la partenza più forte che possiamo fare, l'abbiamo visto prima. Doppio Gempalm non è male, abbiamo doppio, cioè abbiamo tre pezzi. Però mi sa che ha trono naturale e o simili. Dobbiamo pescare la nostra diventa terra diventa palude. Questo non è male, eh. Attacco per 1, attacco per 3 e mangio perché poi riprendo Gempalm e questo. Credo che sia la partenza comunque più forte da fare. Vai. Gempalm non so se voglio farlo, forse dopo rifaccio l'Azotep. Ok, non trono, questo è bene per me. Non trono mi fa pensare che forse posso non saccarmi l'Azotep. Ok, questo è buono. Posso non saccarmi l'Azotep perché poi ho Village Rights Open. Oh, Shambling è fichissimo in realtà. Create a treasure token e ho l'esito da questo coso. Poi facciamo Chant. A questo punto faccio te e rifacciamo la partenza di prima. È un bel 6-6 che ti mena. Certo, poi i nostri Gempalp fanno un po' meno, però fa niente. Dopo posso fare Shambling, lasciarla viva, fare Gempalm. Che scry stai facendo? Il problema è che vorrei pescare tipo ti tolgo la Landa di Trono, che non è male. O Reliquia. Togliergli il blocco adesso nel caso non sarebbe male. Questi due in mano sono pesanti, però vabbè. Ben tenuto a 7 ci stava. Foundry, ok, Foundry. Mirror Retriever che deve morire per togliermi il blocco. È vero che gli do la possibilità di pescare un altro pezzo, però. Pesco 2. Anche Shepherd non è male, però. 6. Siamo lì dal prossimo turno, ma. Vediamo. Perché giustamente lui può fare dei pezzi adesso, che non blocca bene. Sì, spacca. 6 carte in mano. Non ho ancora chiuso trono. Beh, magari lo pesca adesso perché insomma. Ok, tower, quindi a trono. Refractor che l'ha preso prima.
Weather da 3, ok. Da 4. Non bene. Ground su torre. Sei a te. Se vuole bloccare, che blocchi per Dio. Vai. Siamo open di relic, potevo anche attivarla qua, non è che era sbagliato fare sta cosa. Dopo devo fare tipo Shepherd in campo. Perché devo mangiarmelo di Village Rites. Ha ripescato torre, dannazione. Questa relic per un po' starà qua. Io ho una terra in meno. Ok, non ce l'ho più in meno. Questo non è tanto, però in realtà comunque con Gempalm a fine turno posso ciclarlo, gli faccio due danni. No, qualcosina si può fare. Un 6 danni qua. Vabbè, si spacca questa. Poi farò Protection tipo. Sì, va, 5 carte in mano. No, 4. Ok. Toh, ti faccio mangiare una carta in risposta. Seconda Foundry, va bene. Attenzione, che siamo a un punto della partita importante. A 4 mi fa il Mir. Flame Breath. Ma credo di volermelo mangiare così. Ok. Non sono contento, ma un altro zombie. Uno zombie. Vabbè. Hai due mine, due tower, mono power plant. Vediamo così. Ok, vai. 6 a 4, tocca a te. 6 a 3, veramente. Vediamo. Due carte in mano per te. Always Hilda, sta cosa. Sì, ah, beh, se fa un blocco solo siamo sereni perché abbiamo un Defile. Ora spaccherà per verde, credo. Cottage che mi rimette in cima Gempalm Polluter. Si ciclano l'uno e l'altro. Lui qua vuole fare un blocco, gli faccio Defile e vinco la partita. Giusto? Sì. Spacca per verde, si fa weather, guadagna 6, ma... Ok. È rimasto vivo. 10.
6 a 3, tocca a te. Una carta in mano però, quindi insomma. Io ho sempre Relic Open che non ho mai usato, tra l'altro potevo usare, non è che faceva schifo. Questo mazzettino zombie, posso dire, non mi è dispiaciuto. Devo capire se è migliorabile. Pensavo fosse un meme, invece no. Invece vi ho portato un finto meme. Prima cosa attacco, seconda relic. Lui non può fare token. Cosa fa? Guadagna 3, ma è morto. Ho dei segnalini. GG per lui e GG per noi. Oh, ma che bello! Zombie che fa 3-2, non me l'aspettavo. Devo dire che è meglio di come pensavo potesse essere questo mazzo, di come pensavo potesse andare questo mazzo. È andata meglio di come pensavo. Bravi. Bel suggerimento. Non era tanto un meme. Io che pensavo che mi pigliaste in giro. Però invece no. Oh, però ho beccato un'ottima Gibbering Descent, che non so se voi l'avete, ma un'arte incredibilmente brutta, e una Dar. E come al solito, i mazzi brutti aprono ceste brutte. Incredibile.